Buonasera, siamo a Policlinica Agostino Gemelli di Roma in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Professore, è Buonasera, sempre un piacere buonasera, anche incontrarla. per Grazie. E professore specialista in angiologia, parliamo di geloni e di problemi di microcircolazione me. periferica. Sì, in un periodo dell'anno che Eh dovrebbe sì. essere quello giusto, anche se quest'anno tutto sommato di giusto c'è poco sul Vero. freddo, no? E questo è un problema molto sentito, eh? Molto sentito soprattutto da donne giovani perché sono quelle più interessate. Però io parlerei un po' più in generale delle problematiche del freddo, del caldo e del problema delle dita, delle estremità fredde. La vasocostrizione, che è quello che è alla base delle dita fredde e dei piedi freddi, cioè delle estremità fredde, in realtà è un meccanismo di sopravvivenza, perché è un modo per conservare il calore corporeo a fronte di temperature molto fredde all'esterno. Quindi il nostro organismo reagisce vasocostringendo i capillari e in questo modo evita la dispersione di calore dall'organismo verso fuori. Cosa ovviamente molto molto utile, ma come tutte le cose utili, quando sono esagerate generano problemi. In realtà molte persone, io sento molte donne giovani che vengono da me anche nei periodi più improbabili, anche in estate, si lamentano di avere estremità fredde e penso di avere un problema di tipo vascolare. Io ho mia moglie che ha questo problema, ma non è malata. Di fatto molte persone hanno di loro le estremità tipicamente fredde sempre e sempre fredde saranno e questo non è necessariamente frutto di una patologia, tutt'altro, è una caratteristica, c'è cioè chi ha gli occhi verdi, chi ha gli occhi azzurri, chi ha le estremità fredde e chi ha sempre caldo. Questo fa parte del normale. A volte però può succedere che quando tu hai un cambio di temperatura, cioè quando tu passi da una situazione, da una stanza, da un ambiente caldo in un ambiente più freddo, soprattutto se il freddo è umido, cioè soprattutto se non è un freddo secco, alcune persone hanno una risposta esagerata a questo cambio di temperatura. E allora ecco, ci sono quelle persone che hanno le mani piuttosto che i piedi rossi, a volte sudati, freddi, e questa è una condizione che noi chiamiamo acrociano, sia un termine difficile, dopo ne parleremo. Piuttosto che c'è quella condizione che invece genera un po' più preoccupazione, ma che è molto frequente, soprattutto in giovane età, e quindi ecco perché la preoccupazione delle mamme che portano le figlie, spesso quindicenni, sedicenni, in cui le estremità diventano improvvisamente bianche, ma bianche esattamente come il colore del mio camice, e poi queste estremità da bianche diventano rosse e poi diventano blè. Un fenomeno che i più conoscono come nome di fenomeno di Raynaud. Iniziamo da questo e poi parleremo dei geloni. Perché il fenomeno di Raynaud è importante? Intanto come nasce questo fenomeno di Raynaud? Io espongo le mie mani o i miei piedi più facilmente le mani perché sono quelle più esposte, i piedi ovviamente sono coperti al freddo, ho una vasocostrizione come tutti dobbiamo avere, solo che in questo caso è esageratamente prolungata e patologica e quindi quando ho una vasocostrizione prolungata le dita diventano bianche, il sangue non arriva e il dito diventa bianco. Però il nostro organismo si cura spesso da solo e ha dei meccanismi di allarme, per cui quando diventa troppo prolungato questo periodo di ischemia vero e proprio, a un certo punto si liberano delle sostanze che inducono una vasodilatazione massiva per salvare, diciamo, l'estremità e il dito, e quindi questo dito da bianco diventa rosso fin quando è talmente vasodilatato, è talmente bloccata questa circolazione che diventa addirittura cianotico, cioè diventa addirittura blè. È una cosa molto impressiva. Noi immaginiamo una ragazza giovane, una bella ragazza quindicenne che si trova con questa estremità, con questa cosa, genera anche un po' di imbarazzo, no? E soprattutto genera molta preoccupazione nei confronti dei genitori. Perché però a volte è data a pensare? Perché questo fenomeno, che molto spesso è idiopatico si chiama ce l'ho, ma non so perché ce l'ho, ce l'avrò, continuo ad averlo e probabilmente poi scomparirà spontaneamente. In una certa percentuale di casi è secondario, cioè è una manifestazione, rappresenta una manifestazione di un altro tipo di patologia. E a volte la patologia che lo determina è ben più importante del fenomeno, cioè questo rappresenta, come diciamo in medicina, un epifenomeno, cioè una manifestazione di qualcos'altro che è a carico di un altro sistema, di un altro distretto, e che si manifesta a volte come primo modo di manifestarsi in questo modo. Quali sono le malattie che generano questo problema? In realtà spesso, quasi sempre, sono malattie di tipo reumatologico o autoimmunitario. Quindi, siccome parliamo di malattie autoimmuni o reumatiche, ovviamente questo, soprattutto in persone giovani, potrebbe generare grandi problemi, grandi dubbi, grandi preoccupazioni. In realtà, però, questo fenomeno di Raynaud secondario ad altra malattia è molto più frequente in età più avanzata. Cioè, tipicamente, se una persona improvvisamente a 50 anni, non avendo mai sofferto nulla, o a 60 anni, non avendo mai sofferto nulla, dovesse avere un problema di questo genere, è molto più facilmente secondario. Mentre, qualora il problema si manifestasse in una persona giovane, in realtà è molto più facilmente primitivo. C'è
C'è un modo per capire come differenziare l'uno dall'altro. Il modo più semplice per differenziarlo è quello di fare a volte gli esami, cioè nel senso che se io penso che questo possa essere secondario a un fenomeno autoimmunitario piuttosto che reumatologico, io faccio quegli esami del sangue sull'autoimmunità o sulle malattie reumatologiche per cercare di vedere se questo problema sussiste. In realtà non è sempre tutto così chiaro, in medicina sarebbe tutto molto facile e conseguenziale. In realtà spesso il fenomeno precede di molto la positivizzazione degli esami, quindi questo richiede nel tempo di andarle a ripetere, cioè uno lo rifà dopo 6 mesi, dopo un anno e vede se questo rimane negativo. Un altro esame molto molto comodo per poter vedere, è molto utile oltre che comodo, per poter vedere se questo fenomeno sia secondario o primitivo, è la capillaroscopia, cioè un esame che vede esattamente la struttura dei capillari, perché qualora il fenomeno fosse primitivo, i capillari sarebbero normali come morfologia, qualora il fenomeno fosse secondario, i capillari sono anomali, distorti, hanno delle alterazioni morfologiche classiche che permettono di attribuire questo fenomeno alla sua secondarietà. E perché è importante distinguere fra primitivo e secondario? Perché si arriva al punto finale di questo discorso, che è la terapia. È ovvio che in medicina cercare la causa di un problema non solo è uno sfizio, come dico io, universitario o medico che vuole cercare la causa, ma perché se tu hai un problema devi curare la causa e non l'effetto. Se io ho un ascesso al dente, non è corretto prendermi l'antinfiammatorio e finirla là, devo curare il problema ascessuale e allora di conseguenza anche il dolore scomparirà. Il concetto sulle mani, sui piedi, per questo fenomeno è identico. Quindi se ho un fenomeno secondario, oltre a cercare di curare il problema sul momento, e poi vedremo come, devo cercare di curare la malattia che lo determina. Quindi se è una malattia autoimmune devo fare una terapia contro la malattia autoimmune, che spesso è tipo corticosteroidea immunosoppressiva. Se è una malattia reumatologica devo curare il problema reumatologico. È ovvio che la tempistica necessaria a far migliorare il problema utilizzando la cura della sua secondarietà, cioè della patologia che lo determina, è molto lunga, e allora sia nel fenomeno primitivo che nel fenomeno secondario, quando i disturbi diventano molto importanti, cioè quando diventano addirittura invalidanti, persone che escono all'aria aperta e non riescono a uscire per il dolore che hanno sulle mani, oppure persone che addirittura come conseguenza di questo problema si formano delle ulcere, cioè delle piccole lesioni, e questo ci avvicina un pochino al concetto dei geloni, questi comunque devono curare il problema, anche se fosse secondario, prima ancora di instaurare una terapia su quello che è il meccanismo causale. E qua subentra un altro piccolo problema gestionale, e cioè se il problema è una vasocostrizione, intuitivamente io devo vasodilatare questo paziente, se è vasocostretto lo vasodilato. Però siccome abbiamo detto che questa patologia è, fortunatamente perché è primitiva, molto più caratteristica delle persone giovani e soprattutto donne, le donne giovani hanno una caratteristica che tutte le nostre pazienti conoscono e tutti quelli che ci guardano conoscono, cioè hanno, fortunatamente per loro, fino a quando il buon Dio le assiste dal punto di vista ormonale, la pressione bassa. E se hanno la pressione bassa non possono assumere il vasodilatatore, perché il vasodilatatore la riduce ulteriormente, quindi avremo una persona forse con le mani calde ma stesa per terra con la pressione bassa, e questo non è una cosa carina. Quindi questo però ci porta a delle grosse limitazioni nel trattamento oggettivo del problema. Quindi questa terapia si può dare tranquillamente in soggetti i vasodilatatori, che sono spesso dei calci antagonisti, tanto per farci capire sono gli stessi farmaci che vengono utilizzati nella cura dell'ipertensione. L'esempio classico del calcio antagonista che si usa è la nifedipina, sì, un famosissimo farmaco per la cura dell'ipertensione. Quindi persone che hanno una pressione normale o anche tendenzialmente alta, addirittura uno può prendere i classici 2 piccioni con una fava, da una terapia antipertensiva tipo di calcio antagonisti, questi vasodilatatori, migliora il problema. Ma quelli che hanno una pressione bassa, e questo non lo possono fare, sono molto più limitati. E allora a quel punto si ricorre a dei succedanei. Una scoperta di qualche anno fa fu che un farmaco di vecchissima data, che viene utilizzato dalle donne, soprattutto in estate per la cura delle gambe gonfie piuttosto che dei capillari, la molecola è aminaftone, se utilizzato una dose un po' più alta di quello che si usava per i capillari, sembra avere una sua efficacia. Certo, non tale a quello del vasodilatatore, ma una sua efficacia che in qualche modo è aiutata dal fatto che non riduce la pressione, quindi non incide su quel problema di prima. Esistono anche delle creme che si possono mettere localmente, che sono a carattere vasodilatatore ma locale, e quindi non danno quel problema di vasodilazione sistemica che in qualche modo... Calcoli però che uno dei meccanismi importanti è la protezione, cioè nel senso che se il problema è l'esposizione al freddo occorre evitare questa esposizione. Uno può dire ma io vivo in un posto che fa freddo, però comunque esistono i guanti di lana, esistono la copertura termica anche delle mani così come dei piedi. Quello che va assolutamente evitato
perché un errore enorme che molta gente fa e che peggiora di tanto la situazione è quello di esporre le estremità a diretto contatto con la fonte di calore, cioè il classico fatto di mettere le mani sul termosifone piuttosto che mettere le mani sotto l'acqua calda, sebbene che conferisce un minimo di beneficio sul momento, in realtà dà un fenomeno che si chiama vasoparalisi, che aggrava di tantissimo il problema. E questa è l'esperienza comune di chi ha questo problema, che quando fa questo peggiora molto, al punto che si possono formare delle ulcere, proprio delle ulcere secondarie a questa vasodilazione improvvisa che tu induci su questo letto. Anche perché, e qui veniamo ai geloni, chi ha i geloni li conosce molto bene, no? Tanto per capire per chi non li ha, oppure per chi non sa cosa siano, sono quelle lesioni che compaiono tipicamente sulle estremità, ma non solo, sono mani e piedi, il naso, le orecchie, dove diventano molto rosse queste estremità, a volte si formano delle bolle molto pruriginose, si formano dei tagli su queste estremità e sono dolorosissime, dolorosissime. Bene, quando uno, siccome nel girone la patogenesi è simile, cioè è un problema di vasocostrizione mal posta, e però in realtà è anche secondaria a questa vasodilatazione che fa uscire fuori dai vasi alcune sostanze, che induce un'infiammazione, ecco perché è il rosso dell'estremità. Se uno li vasodilata improvvisamente, quindi ritorno al discorso di prima, diciamo il mettersi direttamente a contatto con la fonte di calore, induce una reazione di questo genere. Il gelone è una cosa, ripeto, molto simile a quello che abbiamo detto prima, il fenomeno di Raynaud, anche questo può essere primo tipo secondario, differisce un pochino nel trattamento, perché è vero che ovviamente si avvale tutto ciò che è vasodilata, visto che alla sua base c'è la vasocostrizione, ma nel gelone, proprio perché si formano queste fissurazioni, è importante, primo, evitare le infezioni, perché se si infetta, per virtù, io ricordo a tutti quanti che la pelle ha una sua flora batterica che saprofita, cioè che deve starci da sopra e che ha una sua funzione saprofita. Però quando si formano delle lesioni di continuo della pelle, c'è la possibilità che questi batteri saprofiti possono penetrare e dare un'infezione vera e propria. A quel punto si perpetua il meccanismo infiammatorio ed è un disastro. E allora in quel caso nei geloni, oltre che la terapia vasodilatatrice che abbiamo detto fino adesso, quello che si fa, si danno sia delle creme antibiotiche locali per prevenire o per trattare le infezioni, è fondamentale idratare molto bene la pelle, perché la secchezza della pelle secondaria a questa vasocostrizione è quella che causa queste fissurazioni, quindi la pelle va molto ben idratata con prodotti ovviamente adeguati. E un'altra cosa che si dà, si mette il cortisone localmente, proprio perché il meccanismo, abbiamo detto, essere infiammatorio, sappiamo che la terapia corticosteroidea è la mamma di tutti gli antinfiammatori, si applica localmente e dà un netto miglioramento. Questo è tutto l'aspetto della vasocostrizione, quindi abbiamo parlato del Raynaud, primitivo e secondario, e dei geloni. Io però avevo iniziato il discorso facendo un altro esempio, anche questo tipico delle donne. Le donne magre sono molto più predisposte rispetto alle altre donne giovani e magre a questo problema, che è la crociatosi, cioè sono quelle persone che vengono e ti dicono: io quando sono in condizioni di stress, un esame, un'interrogazione, emotività, io mi sudano tanto le mani, mi diventano fredde e diventano viola. Una cosa che anche questa, da un punto di vista estetico, in una persona giovane non è molto carina, cioè tu parli con qualcuno, vai a fare un esame, hai la mano fredda, gelata, non è molto bello. Quella cosa è un po' diversa, questo problema, cioè la crociatosi, è un po' diversa dal Raynaud e dal gelone, perché mentre il Raynaud e il gelone abbiamo detto essere una vasocostrizione, questa invece è proprio una vasoparalisi, cioè la costrizione che si ha si deve avere, poi c'è la vasodilatazione che si deve avere, ma questi capillari in vasodilatazione rimangono aperti a lungo e questo fa sì che queste mani, queste estremità possano diventare viola, scure. E questo comporta il problema della crociatosi. In questo caso però la terapia è un pochino diversa da quella che abbiamo detto prima, e cioè se prima la terapia era di vasodilatazione, in questo caso, siccome invece il problema è la vasodilatazione massiva, si dà quello che si dà normalmente nella terapia dell'insufficienza venosa, di cui abbiamo parlato anche un'altra volta, cioè diamo la farmaci tipo la diosmina, che è un farmaco che si usa nella problematiche di stasi venosa dell'insufficienza venosa, ma questa in realtà è una stasi che si forma per vasodilatazione, a dosaggi un po' più alti, anche questa è discretamente efficace. La crociatosi fortunatamente è sicuramente meno frequentemente secondaria ad altra malattia, mentre abbiamo detto prima che Raynaud è più frequentemente, anche se in una percentuale abbastanza limitata per fortuna di casi, secondaria ad altra malattia. Quindi nella crociatosi non è detto che tu debba fare tutti quegli accertamenti che abbiamo detto prima, ma se fosse persistente o se dovesse comparire anche là in età non consone, a quel punto è il caso di fare un approfondimento un attimino degli esami. Altre cose che possiamo dire per quanto riguarda l'aspetto periferico è che un aspetto finale del discorso, noi parliamo spesso di mani, però in realtà esistono anche piedi.
E forse una cosa che dovremmo dire come ultimo aspetto è l'importanza di adottare delle giuste calzature. Perché, come ho detto prima, è importante mettere qualcosa che localmente vada a riscaldare, quindi abbiamo parlato del guanto di lana, piuttosto il calzino di lana viene usato con più difficoltà, ovviamente, però l'importante è che la scarpa abbia una corretta traspirazione. Spesso siamo abituati a utilizzare calzature che, per motivi modaioli, rispettabilissimi peraltro, e forse non sono proprio il massimo per l'igiene del Costringono piede, anche a perché dire, no, costringono, certo. perché non fanno respirare il piede, e siccome abbiamo detto che il meccanismo è del freddo, ma è del freddo umido, tale per cui a volte può succedere che persone che vivono a latitudini improponibili abbiano molto meno il problema del Raynaud, del Genone, rispetto a chi vive in altre latitudini dove il problema dovrebbe essere minore. Ecco, in una scarpa che permetta una corretta reazione del piede, è importante utilizzarla nei pazienti che in qualche modo siano predisposti. La prevenzione in qualche modo, ci possono essere anche dei comportamenti, degli stili di vita, stavo dicendo le calzature, penso anche al fumo, a quant'altro che potrebbe essere invece magari evitato per evitare che appunto Sembra una peggiori la crociata, però il situazione, però è fumo, così. per noi il fumo è proprio è come vedere proprio il diavolo in persona, perché purtroppo addirittura a volte può dare fastidio non solo il fumo attivo, ma addirittura il fumo Certo. passivo. Il fumo, sappiamo che il fumo ha due problematiche, uno legato alla nicotina e l'altro legato al catrame. Per noi vascolare quello che importa è quello della nicotina, che è un vasocostrittore, ma se abbiamo detto che il problema è una vasocostrizione, è ovvio che il fumo può dare fastidio. E siccome la nicotina è contenuta anche nel fumo passivo, a volte dà fastidio anche nel fumo passivo, anzi dà fastidio nel fumo passivo. C'è una patologia vascolare molto grave, molto molto grave, che non ha niente a che vedere con questo per fortuna, che è il morbo di Bürger, cioè è un morbo in cui uno ha una lesione importante delle arterie periferiche, al punto che si arriva addirittura alle amputazioni dell'estremità, ed è molto grave come malattia perché prende soprattutto soggetti giovani. Bene, in questa malattia, che è totalmente correlata al fumo di sigaretta, cioè la cura migliore della malattia è la sospensione e l'astensione completa dal fumo, dove spesso le lesioni guariscono. Bene, in questa malattia, stare in una stanza di gente che fuma assume sul microcircolo la stessa importanza del fumo attivo. Quindi sicuramente il fumo è da evitare in maniera totale, sia attivo che passivo. E a proposito di questo, esistono anche alcuni farmaci che possono dare problemi. Chi ci sentirà, qualcuno purtroppo ha problemi di ipertensione o anche di tipo cardiologico, è un farmaco che è un mainstay, diciamo noi, cioè è un farmaco fondamentale nel trattamento di molte patologie cardiologiche ipertensive, è il beta bloccante. Il beta bloccante, che ha una sua importanza rilevante nei confronti del cuore, di quello che è il consumo miocardico di ossigeno, per tanti aspetti, è anche un salvavita in molte condizioni, però il beta bloccante, siccome è bloccante dei recettori beta-adrenergici, che sono i recettori che sono contenuti nei capillari e che rispondono allo stimolo di vasodilatazione e vasocostrizione, può peggiorare un problema vasocostrittivo al punto che alcune di queste situazioni di vasospasmo periferico che abbiamo descritto prima avvengono quando il paziente improvvisamente, per motivi diversi ovviamente, deve assumere un beta bloccante. Sempre come abitudine di vita, l'alimentazione uno cerca sempre di mettere in mezzo. Diciamo che su questo c'entra un po' meno, perché non è un disturbo del vaso, cioè non è che noi abbiamo una placca che si forma all'interno di un vaso che riduce l'afflusso di sangue, e poi uno inizierebbe a dire colesterolo, trigliceridi e quant'altro. Perché questo è un problema di tipo dinamico, cioè è una vasocostrizione, vasodilatazione a fronte di un vaso normale. Però anche in questo alcuni cibi possono dare più problemi, i grassi saturi possono dare qualche problema in più. E dal punto di vista proprio di prevenzione, la prevenzione più importante è evitare l'esposizione sbagliata, quindi usare guanti quando si lava, evitare il passare acqua calda, acqua fredda, cercare di evitare il contatto con sostanze che possono dare fastidio. Alta prevenzione, a parte quello di coprirsi, purtroppo non ce n'è, insomma. Poi una cosa buona dobbiamo dire che ci sente, che le forme primitive nel tempo tendono a scomparire, così come vengono, così scompaiono. Spesso scompaiono pure dopo le gravidanze, è come se un'esperienza che ha tantissima di questa gente, e fa capire quanto sia importante l'assetto ormonale in queste malattie, e fa capire anche perché le donne siano più colpite degli uomini, è che queste persone che hanno questi fenomeni a volte molto fastidiosi, quando sono in stato interessante, durante la gravidanza, il fenomeno scompare completamente. Come scompare la cefalea vasomotoria? La cefalea vasomotoria in gravidanza scompare perché il meccanismo è analogo. Quella è una vasocostrizione dei vasi cerebrali, questa è una vasocostrizione dei vasi periferici. La gravidanza è una situazione idilliaca per il corpo della donna, che cerca di tenerla nella massima protezione possibile, anche se ultimamente abbiamo fatto quasi una malattia, quando uno rimane incinta fa più esami che malattie un po' particolari, insomma, però di fatto è una condizione di massima tranquillità per la donna. Vero. L'attività fisica o la sedentarietà possono giocare un ruolo?
Anche su questo, diciamo che l'attività fisica a volte gioca un ruolo negativo, perché se una poche volte la fai all'esterno, al freddo, lo sci, sicuramente. Sì, è uno dei pochi casi in cui, però, a parte le battute, diciamo che mens sana e corpore sano non è sempre valido, cioè una buona attività fisica, un buon stato generale di benessere è comunque utile per qualsiasi tipo di malattia. D'altronde, sicuramente la correlazione fra produzione di endorfine, stato ansioso e quant'altro c'è tutta, e l'attività fisica, oltre ad essere fondamentale per il nostro fisico, è fondamentale per il nostro cervello, e questo aiuta sempre. Quindi sicuramente sì, anche se non è una correlazione così diretta come altre malattie che sono dove la correlazione è molto più nota, insomma. Professore, può rientrare in questa sintomatologia anche la manifestazione cutanea sulle guance di tante persone che al freddo poi entrano e vengono il bevone, rossi, quello che beve, rossi d'aidi, no? Quello si chiama cuperosa, sì, esatto. È la stessa cosa, è più o meno la stessa cosa, e anche quello richiede un'idratazione importante, è molto legato all'aspetto dell'idratazione, perché anche quella è una reazione sbagliata, esagerata, alterata della cute del viso al freddo, sì. Quello è soprattutto un estetismo, ma non dà problemi e non è correlato a nulla di malattie che abbiamo detto prima, esatto. Questo per stare tranquilli tutti quelli che ci sentono. E quindi ci teniamo i rossi quando i rossi, anzi, indice di salute di solito il rosso. Si risparmia sul fardo, abbiamo detto, parliamo di donne. È vero, e assolutamente. Quindi possiamo evitare, è un risparmio, io non lo compro, ma so chi lo compra. Assolutamente. Professore, grazie mille, come al solito, un piacere. Buona serata, grazie. Buonasera a tutti. Grazie.